Questo è il risultato. Comunque è figo, poi vediamo che altre cose ci sono. Beh, esploro, ci sono i siti delle altre persone. Schifosetti, il mio più bello. E alla fine è figo avere il vostro piccolo sito che, per carità, per quanto poco possa fare testo, però intanto fa testo. Buongiorno ragazzi, mentre navigavo e scorrevo le storie su Instagram, ormai ci sono diverse pubblicità che mi si presentano continuamente, però l'altro giorno mi si è presentata un'applicazione quasi completamente a caso che prometteva di riuscire a fare un sito web nel giro di 3 secondi. Dato che un po' me ne intendo di queste cose perché ho frequentato un istituto tecnico e so come si fa un sito web, volevo un attimo testarla e vedere cosa si può riuscire a fare e dove si può riuscire ad arrivare con questo tipo di servizio. Allora, l'applicazione si chiama Universe e boh, dalla pagina introduttiva sembra anche carina. Il video, ve lo lascio, lo faccio scorrere per qualche secondo. Sembra anche figa, l'interfaccia sembra semplice. Io l'avevo già scaricata, come vedete, però dato che voglio ripercorrere tutti i passi con voi, penso che sia meglio ripartire da zero. E allora la scarichiamo. Intanto metto in pausa mentre si scarica, il mio wifi è lentissimo. Rieccoci qui, questa è l'applicazione Universe. Apriamola, vediamo cosa succede. Premi e trascina il tuo dito. Premiamo e trasciniamo il dito. Qual è il nome del tuo sito? Boh, facciamo una pagina per il mio Instagram, così magari vedete anche delle mie foto carine e se volete mi seguite. Io su Instagram mi chiamo Zforzane, la Z minuscola. Voglio essere preciso. Questo è il tuo dominio gratuito. No, facciamo che usiamo la versione gratuita, poi vediamo cosa può succedere con la versione a pagamento. Andiamo nella mia libreria. Sì. Ok, ho aggiunto una foto molto velocemente, dato che non voglio che vediate tutta la mia galleria, anche perché ci sono cose private, ho semplicemente aggiunto la foto e schiacciato continua. Ora mi dice premi e tieni premuto per muovere un blocco. Boh, a me piace il centro, lasciamolo al centro. Adesso mi ha fatto schiacciare su un altro cubetto e mi ha fatto aggiungere un'email. Aggiungiamo la mia email di contatti. Continua. Scegli un tema. Beh, essential. No. No, no. Fighi però questi temi. Lasciamo il tema semplice perché voglio decidere io come siano tutte le cose. Publish. Ok, adesso dovremmo aver creato il nostro sito, ma non c'è niente, c'è un titolo, l'immagine e un'email. E tra l'altro siamo sotto il dominio Universe, per cui non è nemmeno un dominio principale, infatti come pensavo sarebbe stato così. Controlliamo, andiamo su zforzane.universe.com e in effetti il sito va e se schiaccio qui fa inviare l'email come giusto che sia. Però, boh, cioè non so cosa si possa fare, adesso proviamo a modificarlo un po'. Fammelo modificare. Modifica. Se voglio aumentare l'immagine devo pigliarla da un angolo e trascinarla. Boh, e la mettiamo verso il centro. Allora aggiungiamo cosa si può aggiungere. Foto, pagamenti. Pagamenti e Shopify. Allora, l'altra volta che avevo scaricato questa applicazione mi dava la possibilità di creare un piccolo account Shopify dove poter vendere cose. Però io non la consiglio molto se si vuole vendere cose, piuttosto vi aprite un account Shopify o vi comprate un dominio e vi fate un sito online, comunque non vendete tramite questa applicazione. Però è figa se la si vuole usare così, tanto per fare un sito piccolissimo. Schiacciando su questo ho diviso il tutto in molte più righe, comunque il sito è un one page, però ci sta come sito informativo. Rieccomi qui ragazzi, ci ho dedicato un po' di tempo e questo è il risultato. Praticamente ho messo un po' di immagini nella prima fascia, un chi sono con io che sono molto sexy. C'è anche il link al mio video su YouTube. Poi i contatti, Twitter, YouTube, il mio canale YouTube, Instagram e la mia semplicissima email. Altre 2 o 3 foto e poi Albignasego, che è il paese dove vivo. Poi vabbè, qui in fondo c'è il logo Universe. Se si vuole lo si può togliere, ma bisogna pagare. Io lo lascio anche carino là in fondo, così mi ricordo con cosa l'ho fatto. E esportiamolo.
Ah, qua ti dice che finalmente. Beh, può essere utile in effetti, che puoi usare questo link come tuo sito e quindi metterlo nel link su YouTube, così finalmente hai qualcosa da mettere e lo si può fare in. Io per fare questa cosa ci ho messo una ventina di minuti perché sono stato lì e mi piace un po' cincionare con queste cose, però in 2 minuti gli puoi mettere un'immagine ed è fatta. Ok, è fatto, proviamo, entriamo sul link tramite Safari e carica, eccolo qua, questo è il nostro sito, molto figo, se schiaccio mi porta a Google, poi torniamo indietro, vediamo se sono tutti i link, se mi fa inviare un'email, se schiaccio su YouTube mi porta al mio canale YouTube, eccolo qui, e Twitter, mi porta all'applicazione di Twitter e alla mia pagina Twitter. Ci sta, molto semplice, torniamo all'applicazione, fa poi, vediamo cos'altro si può fare. Si possono fare molte altre cose con questa applicazione, io mi limito al sito per ora. Ah, volendo possiamo creare un altro sito, però ricordatevi che siamo sempre su un sottodominio, quindi la velocità di questo sito non sarà altissima e se abbiamo più di, che ne so, 100 visite al giorno non ha senso fare un sito con questa cosa perché esplode tutto praticamente, non possiamo permetterci di avere grande traffico e farlo passare attraverso un sito. Comunque è figo, poi vediamo che altre cose ci sono, beh, esploro, ci sono i siti delle altre persone, schifosetti, il mio è più bello. Pro, vabbè, abbiamo il nostro dominio, possiamo vendere attraverso la piattaforma Shopify, setta pagamenti nel sito e vabbè, se vogliamo vendere devi accettare pagamenti, ti dà una tua email e ti fa l'analisi del sito che volendo possiamo farla fare anche a Google Analytics collegando il sito all'Analytics. Ricarichiamo il mio sito, sono molto fiero, è fighettino e niente. Questo vi consiglio sia la versione normale che quella Pro, non penso che abbia tutti questi vantaggi quella Pro e non ha senso usarla, io vi consiglio di usare la versione gratuita che siete in un sottodominio e alla fine è figo avere qualcosa da mettere nel vostro link su Instagram così potete riempire anche quella sezione e avete un vostro piccolo sito che per carità per quanto poco possa fare testo però intanto fa testo. Adesso lo provo anche al computer, vi faccio vedere che funziona perché sono entrato da Safari qui perché non dovrebbe farlo dal computer e vedete anche la versione desktop. Come vi avevo detto ci troviamo in un sottodominio per cui il nostro link al sito non sarà soltanto zforzane.com nel mio caso, ma sarà zforzane.onuniverse, che è il sito principale, il dominio principale, questo è il nostro sottodominio.com. Questo è il nostro sito, invio e vediamo com'è avvenuto. Allora carica, queste sono le nostre immagini, chi sono, contatti e poi la mappa. Proviamo a far andare tutti i link, questo è il primo. Il video funziona, questo è Twitter, funziona, questo è YouTube. Tengo premuto Command così me le apri in una nuova finestra e non serve che faccia avanti e indietro. YouTube, ok, funziona. Instagram, questo è il mio account Instagram, se volete potete seguirmi così facciamo anche un po' di pubblicità. Metto delle foto che scatto durante i miei viaggi e penso che sia abbastanza bello, poi vi tenete aggiornati su quello che faccio. Se volete, questo è il mio account. E poi, vabbè, la mail. Se schiaccio, mi fa aprire una finestra per inviare la mail. Cancelliamo, non salvare. E poi, vabbè, la mappa, che semplicemente apre una mappa di Google Maps e mi fa andare ad Albignasoli, da casa mia. Così sapete anche dove abito, ma questo è l'oscurerà. Questo è il mio sito, Universe è l'applicazione con la quale l'ho creato, è simpatica, questa è la loro pagina, download, la scarichi e poi io vi consiglio di usare soltanto la parte gratuita, dato che non è molto potente come oggetto per creare siti, però è simpatico se volete riempire la vostra bio di Instagram con un sito. Ovviamente questo è più ottimizzato per smartphone, dato che vuole essere un link da mettere nella bio di Instagram, però neanche per desktop va così male. I link funzionano, il caricamento avete visto ci ha messo 2-3 secondi quindi è basso. Ovviamente se l'affluenza a questo sito è più di una persona come in questo caso la vedo dura, però vabbè, intanto è simpatico. Io vi lascio sia il link al mio sito, avete visto il nome dell'applicazione, comunque vi lascio il link se lo trovo. E cos'altro, se siete interessati alla tecnologia, all'educazione personale, alla fotografia, iscrivetevi al mio canale. Se avete dei consigli, dei suggerimenti, lasciatemi un commento. Se il video vi è stato utile e vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace. E ci vediamo alla prossima avventura. Ciao ragazzi!